Durante la prima ondata di coronavirus, durante la prima fase del Covid, c'è stato un momento di grande sconforto per il nostro paese. Tante attività, tante aziende si sono dovute momentaneamente fermare senza sapere quello che sarebbe stato il futuro. E anche per il cinema non è stato facile, perché il cinema si è dovuto fermare, i cinema hanno dovuto chiudere, ma anche tante produzioni che stavano magari andando avanti, film che si stavano girando in quel periodo si sono dovute fermare. Quando c'è stata la possibilità, alcuni mesi dopo, di ricominciare a girare, è sicuramente arrivata una prima grande vittoria per il cinema, con le produzioni che finalmente hanno potuto rivedere la luce. Lasciarsi un giorno a Roma, la nuova regia di Edoardo Leo, è stata una delle prime produzioni che hanno ricominciato ad andare avanti dopo la prima fase del coronavirus. Arriva finalmente, dopo tanta tanta attesa, il 1º gennaio del 2022 su Sky Cinema e Now TV. Edoardo Leo, che dunque torna alla regia, ma che è anche il protagonista di questo film, insieme a Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi. Quattro attori sui quali il film punta moltissimo. Quanto sono importanti questi quattro protagonisti, la loro intesa, la loro alchimia e le loro interpretazioni di coppia, singolarmente per il film. Poi ci sono tanti bravi caratteristi: Gigio Morra, Lucia Guzzardi, Marco Bonini, uno degli attori non protagonisti, che ha scritto il film insieme ad Edoardo Leo, come in realtà era già accaduto in passato, se ripensiamo anche a 18 anni dopo, che è la prima regia di Edoardo Leo, che uscì nel 2009, e Marco Bonini era sia il co-protagonista insieme a Leo, ma aveva anche scritto il film insieme a Edoardo Leo. Per cui finalmente, dopo tanta attesa, arriva questo film, un film che affronta tematiche riguardanti la vita di tutti noi, la vita di tutti i giorni, quei film che propongono uno sguardo sincero e trasparente, sulla realtà che io amo, perché io sono follemente innamorato dei film realistici che ci raccontano la vita, che ci raccontano la vita e che ci portano a riflettere sulla vita stessa. Edoardo Leo interpreta Tommaso, Marta Nieto interpreta Zoe. Non la chiamate Zoe perché poi si arrabbia. Ed è la sua compagna, non sono sposati, ma stanno insieme da 10 anni. Parallelamente, Claudia Gerini interpreta Elena ed è il sindaco di Roma, e Stefano Fresi, suo marito, interpreta Umberto. Sono due coppie, le due coppie sulle quali fondamentalmente il film si fonda. I mariti si conoscono, Edoardo Leo, Tommaso, Stefano Fresi, Umberto, sono amici. E avranno anche dei confronti tra amici affrontando le proprie difficoltà, anche magari sputandosi addosso rabbia, come tra l'altro nell'amicizia deve sempre succedere, ma forse a volte anche in maniera un po' troppo rancorosa. Fatto sta che queste due coppie, parallelamente a Roma, nello sfondo comune, in quella meravigliosa cornice comune che li accomuna, che li mette insieme, che è Roma, vivranno un momento di forte crisi, di profonda difficoltà. Crisi di coppia, sì, ma anche crisi interiore per ognuno di loro. Per Umberto, per Tommaso, per Elena e per Zoe. E sono due coppie diverse perché i nostri Edoardo Leo e Marta Nieto stanno sì insieme da 10 anni, ma come detto non sono sposati, non hanno figli, quindi la loro è una relazione un po' più instabile, ma per questo anche più libera, che apparentemente sembra essere una relazione più tranquilla. Mentre per quanto riguarda i nostri Stefano Fresi e Claudia Gerini, sono sposati, sono genitori, e questo chiaramente non è indifferente. Poi la posizione di lei è inevitabilmente di rilievo: il sindaco di Roma non può assolutamente vivere una vita come tutti gli altri. È chiaro che ricoprendo una posizione così importante si abbiano degli obblighi, dei doveri, magari si senta anche la necessità, se si crede in quello che si fa, e la nostra Elena crede in quello che fa, di difendere la propria città. E magari anche mettendo a volte a repentaglio la felicità, la serenità della propria famiglia, trascurando a volte anche gli affetti ai quali comunque si tiene molto, ma questo amore a volte è anche difficile da manifestare e da dimostrare. Insomma, con le loro differenze, con le loro caratteristiche proprie, sono due coppie che stanno attraversando un momento difficile. È molto importante anche il lockdown in questo film, un film che non ha la pandemia al proprio interno. Non ci sono mascherine, non si parla di vaccini, non ci sono restrizioni. È come se tutto ciò che adesso stiamo vivendo, e questo è anche un po' un messaggio di speranza e uno sguardo ottimista verso il futuro, non ci fosse più. Come se fosse passato. Quindi è esistito, ma non c'è più. In 2 mesi di lockdown, il primo per l'appunto, parliamo di marzo-maggio 2020, siamo l'unica coppia che è stata insieme di meno rispetto al solito.
sono il sindaco di Roma e il marito, perché di solito quello è stato comunque un momento per la maggior parte delle coppie in cui hanno avuto la possibilità di stare più insieme e almeno di capire qualcosa in più sulla propria relazione, che possano essere delle scoperte felici o meno, ma quantomeno stare più insieme, passare del tempo insieme di più rispetto alla quotidianità e conoscersi anche meglio. Ma il sindaco di Roma ha degli impegni improrogabili, per cui evidentemente per loro non è stato così. Invece Tommaso e Zoe sono stati di più insieme, ma chissà se poi effettivamente questo gli abbia fatto bene o meno. La nostra Marta Nieto è una donna in carriera, chiaramente ha un lavoro, quindi una donna impegnata, ma anche Tommaso ha il suo lavoro, che viene un po' troppo screditato dalla moglie. Ma lui è uno scrittore, sta lavorando ad un libro, lo mette un po' in crisi il finale. Il problema è che Tommaso e Zoe si dicono poco la verità in faccia. Probabilmente si parlano troppo poco, tra di loro c'è troppo timore di dirsi le cose come stanno e quindi la loro relazione non può essere una relazione felice e completamente stabile, perché manca la trasparenza, manca la verità tra loro. E manca sicuramente anche nell'altra coppia, ma Umberto cerca in realtà di dire quello che pensa ad Elena. Il problema è che Elena però non solo è una donna in carriera come può essere Zoe, ma è il sindaco di Roma e quindi a volte non riesce nemmeno ad ascoltarlo, probabilmente non vuole, non può. Comunque dei confronti ci saranno e qualcosa succederà a queste due coppie. Si lasceranno lasciarsi un giorno a Roma? Ci proveranno, non ci proveranno? Proveranno a stare lontani, non ci riusciranno? Ritorneranno insieme, si ricongiungeranno? E questo, andando a vedere il film su Sky e Now TV, purtroppo non esce al cinema e sarebbe stato bello perché poi è un film anche di grande impatto emotivo. Comunque, guardando questo film che non potete perdere, potrete sicuramente scoprire tutto ciò. Mi è molto piaciuto il nuovo film di Edoardo Leo, l'ho trovato emozionante, ma soprattutto un film che ti porta a riflettere su tematiche molto importanti e che comunque, come detto, appartengono alla vita quotidiana. I personaggi del film, i protagonisti, i quattro protagonisti, potremmo essere tutti noi, uomini e donne della vita di tutti i giorni. Voi direte, ma come, il sindaco di Roma? Sì, certamente poi magari nella vita ricoprono anche dei ruoli di un certo tipo, hanno delle peculiarità che noi non abbiamo perché sono un po' più singolari, ma le loro emozioni sono le emozioni di tutti noi. Dall'amicizia tra Tommaso e Umberto, i problemi politici di Elena, i problemi delle due coppie, ci saranno tantissime tematiche affrontate molto bene, secondo me, dal film, che vi porteranno a riflettere approfonditamente sotto tanti punti di vista. Quantomeno con me il lavoro è riuscito alla grande, ho riflettuto, il film mi scava ancora dentro dopo praticamente un giorno dalla visione. Per quanto riguarda la storia tra i personaggi della Gerini e di Fresi, ho trovato un po' di retorica. Soprattutto per quanto riguarda l'emancipazione della donna, che inevitabilmente è molto importante in questo film. Edoardo Leo ha detto di aver fatto un film femminista. Io forse avrei preferito un film femminile, perché poi ci sono quelle situazioni ripetitive che nella società di oggi poi purtroppo spesso vengono erroneamente esaltate, come la donna che dà uno schiaffo al marito e va tutto bene. Se poi accadesse il contrario, giustamente la cosa sarebbe ripudiata, ma allora non dovrebbe accadere neanche il contrario. Ci sono quelle situazioni, quelle scene un po' retoriche, un po' banali, un po' secondo me sbagliate, che certamente rendono, soprattutto, ripeto, la storia tra la Gerini e Fresi un pochettino rivedibile sotto alcuni punti di vista. Ti do uno schiaffo, poi ti sorrido e ci abbracciamo, ma insomma, forse lo schiaffo si poteva evitare, visto che la violenza in tutti i sensi, in tutti i casi, e per violenza intendiamo anche soltanto uno schiaffetto in faccia, non va bene che sia esercitata da una donna su un uomo o viceversa. Quindi qualcosina di retorico che avrei evitato nelle vicende di Elena e Umberto, devo dire invece tutto ottimo per quanto riguarda Tommaso e Zoe, anche e soprattutto per quanto riguarda l'emancipazione femminile, non perché si parla anche di emancipazione personale in generale per tutti noi. Molto bravo Edoardo Leo come sempre, anche in regia e in sceneggiatura. Marta Nieto, una bella sorpresa perché non la conoscevo. Intesa veramente ottima con Edoardo Leo. E se per Lagerini e Fresi, che hanno una grande intesa, me lo potevo aspettare, loro per me sono stati una grande sorpresa insieme. Attrice spagnola che non conoscevo, che mi ha veramente colpito. Grande prova di coppie, molto bravi Claudia Gerini e Stefano Fresi, ma come detto me l'aspettavo e mi aspettavo soprattutto anche grande conoscenza, amicizia nella vita, quindi e anche sul set in questo film, grande alchimia tra i personaggi di Edoardo Leo e Stefano Fresi, perché sono amici anche nella vita di tutti i giorni, tra loro c'è una conoscenza anche artistica, cinematografica e teatrale che parte da tempo addietro, quindi me lo aspettavo sicuramente. Belle le canzoni, sempre e per sempre, di Francesco De Gregori, una bellissima colonna sonora. Io do 8 a questo film che mi è veramente piaciuto e poi
La cornice romana, lo sfondo di Roma con delle bellissime riprese sentite di cuore di Leo che sicuramente aggiungono tanto al film, rendono poi più bello il tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Dal 1 gennaio 2022, Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo vi aspetta su Sky Cinema e Now TV, un bel film che vi porterà a riflettere sulla vita di tutti i giorni e sulle vite di tutti noi e sicuramente riuscirà anche ad emozionarvi. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!